Waheku, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicron in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Oggi sconfiggerò, perché già l'ho sconfitti, Super Felimon e Super Cancan. Questa prima parte, prima della sconfitta, è stata già registrata qualche giorno fa e siccome non ho più potuto poi registrare, mi sono rimesso oggi a registrare e l'ho sconfitti al primo tentativo della giornata. In teoria ho fatto un massimo di un tentativo al giorno per 5 volte, quindi 5 volte ci ho perso e questa volta che vedete è la sesta e l'ho persa, mentre oggi l'ho sconfitti addirittura 2 volte al primo tentativo. Perché ho potuto fare un solo tentativo al giorno? Perché il tempo è quello che è e devo registrare roba, quindi bene così, no? Ad ogni modo, oggi sì, l'ho dovuto sconfiggere per ben 2 volte, perché la prima volta che l'ho sconfitti, dopo aver capito che dovevo per forza far attaccare alla CPU, come ho fatto appunto per immagino, far attaccare chi io sto puntando, io e il leader sto puntando, dovevo far attaccare Super Cancan. Cancan è lo yokai più difficile e più forte da mandare giù. Più difficile da mandare giù e più forte perché ha degli attacchi a tutto il campo praticamente ti copre, specialmente nella seconda parte. Nella prima parte non è tanto veloce, ma ti lancia i teschi, poi ti fa scavateschi, comunque sia nella prima parte, sto parlando della prima parte. Mentre nella seconda sì, ti fa scavateschi, ma il problema è che nella seconda parte il quadrato è quello che è. C'è anche il Super Felimonio, quindi lui ti lancia i teschi e tutto quanto all'area del campo, mentre devi anche scappare dall'arrosto di Felimonio. Insomma, è difficilissimo, però alla fine se hai gli yokai giusti e anche, attenzione, l'equipaggiamento giusto, ce la fai. Infatti io ho dovuto rivedere tutto quanto l'equipaggiamento perché non andava bene. Io l'equipaggiamento sono uno di quelli che si fissa, che si fa la squadra durante l'avventura, ha quell'equipaggiamento. So che si poteva potenziare, infatti l'ho fatto dopo aver capito che qualcosa non andava, perché io sono uno di quelli che si fa la squadra durante l'avventura, il post game poi si fa sempre lo faccio sempre con la stessa squadra, sempre con gli stessi equipaggiamenti che ho usato durante l'avventura, ma questa perché è una cosa mia che è sbagliata. Io comunque sia gli RPG, sono un patito di RPG e di platform, e sono rimasto agli RPG Pokémon, praticamente tu li levelli e alla fine vinci anche senza far tenere strumenti ai tuoi Pokémon. Io sono rimasto a quel tipo di RPG, mentre Yo-Kai Watch è un RPG più strategico, specialmente Blasters, più strategico e più incentrato sulla forza dello yokai che stai comandando. Inoltre ci sono anche i livelli che devi fare con un livello massimo, tipo anche stai a 99, però se il livello massimo di gioco che ti fa combattere contro quelli è 68 per esempio, tu non ci puoi fare niente, devi per forza combattere con il livello 68 dei tuoi yokai. Ad ogni modo, questa prima parte l'avete vista, l'ho persa, è stato un po' così è andata perché ero un po' pure io scazzato, non c'avevo tanta voglia di giocare, ho detto vabbè lasciamo perdere, ci riprovo domani, oggi. E sconfitti per 2 volte e probabilmente sì, era appunto di puntare a Cancan e sconfiggere prima lui, perché Felimonio bene o male attacca, ma sai quando è che fai danni a Felimonio? Allora io intanto entro con Sapion che è fortissimo, entro con il suo Energimax, mi pongo fianco a loro, Energimax lo sparo subito e faccio danni ad entrambi, perché entrambi all'inizio della lotta si mettono là, mettono in mostra i muscoli e quindi perdono tempo e tu già li attacchi con un raggio blaster. Poi qualche volta mi è capitato di stordire Super Felimonion, ma non ho capito come si fa a farlo stordire. Mi sembra che bisogni suonare la campana, ma non ho idea di come si faccia, sinceramente. Ad ogni modo, la lotta è quello che è, insomma, è andata piuttosto velocemente, quindi niente, vi lascio al video vero e proprio. E con questa sono 2 volte che sconfiggo Super Felimonio e Super Cancan. La prima, attenzione, la prima mi si è spento il gioco, la scheda di gioco è stata rimossa. Però tutte e due al primo tentativo l'ho fatte. Da quando ho potenziato le armi. Sembra quasi che con le armi potenziate sia più facile. Sembra che ce l'abbiate fatta per un pelo. Veramente ho giocato bene. Ho giocato veramente bene.
Che importa, ora facciamo parte dell'armata del coniglio sulla luna. In effetti sì, che ce ne importa. Dopo due volte. Però tutte e due a primo tentativo, quindi direi che le armi potenziate fanno molto. Fanno davvero molto su questo gioco. Sono io che mi impunto a finire per forza con le armi base, con i PG base. No. Bisogna giocare seriamente. Se il gioco ti permette di usare personaggi forti, perché non usarli? Ecco, e terzo premio oltretutto. Per il primo premio? Primo no, perché dovrei giocare in cooperativa. E odio giocare in cooperativa. Mi dispiace, ma è così. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato il test G. Ora possiamo andare sulla luna come parte dell'armata del coniglio sulla luna. La luna, eh? Non vedo l'ora di vedere com'è. Oh oh oh, quanta fretta. Che intendi con fretta? Abbiamo già sconfitto due grandi mostri e superato il test G. Oh, ma il test G non è ancora terminato. Quella era solo la fase preliminare. Io più che altro vorrei arrivare a fine armata del coniglio sulla luna, perché prima bisogna finire il coniglio sulla luna, poi ci sono altri capitoli. Ma il fatto è che alla fine del test G, appunto, del coniglio sulla luna, ti danno il costume per Usabion B. E Usabion B è una belva, è uno degli yokai più forti di questo gioco. Il prossimo test è il test G vero e proprio. Oh, toccava a me dirlo. Scusate l'interruzione. Ragabatrax e Arachnus! Perché i membri più importanti degli Spiritosser e dei Polpani mi sono qui? A dire il vero pensavamo di... Bella raga. A dire il vero pensavamo di entrare fra parte dell'armata e di andare sulla luna. Siamo venuti per vedere chi combatterà nella prossima prova. Non ci credo. Quindi i nostri fortissimi rivali sono qui. Non saremo certo gli unici a combattere, no? Oddio, Kyubi. È velenotto. Sembrano tutti così forti. Oh oh oh. E così inizia la prossima e ultima prova. Ma veramente l'ultima prova è Capitan Tuono. Cioè, tutti lo sanno oramai. E qui combatterete contro forti nemici già affrontati, uno dopo l'altro. Capisco. Ma questo è davvero ridicolo. Bene, sarà meglio che vada adesso. Devo ancora occuparmi delle ultime cosucce. Voglio proprio vedervi combattere, che il tubo sia con voi. Saluti. Bene, allora dovremmo essere... scusateci. Dovremmo essere... scusateci. Fatti sotto. Cosa? Ce la possiamo fare, se qualcuno andrà nello spazio, quelli saremo noi. E infatti noi andremo nello spazio. Ok, voglio un attimo vedere la prossima prova, visto che l'ho tanto... da tanto agognata prova, che ci ho messo gli anni per farla. Perché sono stupido io, per carità, non perché il gioco è difficile, perché sono stupido io. Quando si è svegliato era nello Yokai World, l'inizio della sua vita da blaster. Nathan lo Yokai. Sì, praticamente se avete visto il secondo film, attenzione, questo è spoiler, un micro spoiler, però penso che lo sappiate già. Nathan nel secondo film muore e diventa yokai. E dopo Whisper lui, non so di preciso come funziona, però so che alla fine torna a essere un umano. Certo che però è morto in una posizione bruttissima. Quindi ok, livello limite 68, quindi dovrei farcela in teoria. Questo forse è più facile, eh. La prova finale si avvicina, siamo quasi un'armata. Selezione finale, forza Blasters! Ok, nel prossimo episodio andremo appunto ad affrontare questa prova e cercherò di completare anche appunto tutta quanta l'armata del coniglio sulla luna, perché sennò la cosa è ridicola dato che sta per uscire Yokai Watch 3. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. La prima parte l'avete visto, era comunque sia narrata dopo aver appunto affrontato il primo vero tentativo. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram e ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!